Vittorio Ferro, vice sindaco e assessore del comune di Alcamo, ha tra le sue deleghe ancora quelle lavori pubblici e i servizi manutentivi. Ha appena assunto anche una nuova delega, ricordiamo che è quella esattamente al patrimonio. E oggi siamo qui ad Alcamo Marina per parlare, oltre che dei lavori tuttora in atto, anche di quelli in programma e di un progetto molto ambizioso, che è quello di realizzare la rete fognaria, un progetto di cui tanto si parla, ma che, come spesso o quasi sempre accade, rischia di diventare strumento propagandistico quando ci si avvicina ai periodi di campagna elettorale. Però insomma è doveroso affrontare questo argomento per capire esattamente quali sono le difficoltà che ancora trova il comune di Alcamo per realizzare questa importantissima, fondamentale opera per questa località balneare. Dunque, la rete fognaria d'Alcamo Marina potrà essere realizzata o effettivamente ci sono degli ostacoli ancora che si... Innanzitutto buongiorno a tutti. Ma io rispondo che nella vita per poter realizzare sogni si deve fare, no? Si deve sognare, se non si sogna ovviamente questi non si possono realizzare. E ciò come dire, non significa che questo debba essere necessariamente utopia, e ritengo sia una cosa assolutamente realizzabile, altrimenti non avremmo affidato la progettazione, insomma, del livello preliminare, che ha trovato non pochi ostacoli, ma sicuramente a prescindere dal completamento, insomma, di questo primo livello di progettazione, la cosa importante è trovare le risorse. Parliamo di svariati milioni di euro, nello specifico di una cifra che va tra i 25 e i 35 milioni, perché ricordiamo che la frazione di Alcamo Marina, la località, scusate, non è dotata di un sistema di fognatura, ma non è dotata neanche di impianti depurativi. Pertanto ad oggi l'alternativa progettuale migliore sembra essere quella di realizzare un sistema di raccoglimento e pompaggio di questi liquami all'attuale impianto di depurazione, che tra l'altro sarà anche oggetto di interventi, speriamo a breve, e di conseguenza anche l'ampliamento, se necessario, ma comunque l'adeguamento dell'impianto. Tutto questo fa lievitare i costi. La buona riuscita di questo intervento, per l'esperienza che ho maturato in questi anni, dipende sia dalla programmazione dell'ATI, dell'ambito territoriale idrico della provincia di Trapani, di cui facciamo parte, e eventualmente dalle nuove procedure di infrazione, se il Ministero andrà avanti con l'azione Mettiamoci in Riga, che aveva trasmesso nel 2019 alle ATI. Noi abbiamo sempre risposto alle richieste di ricognizione e abbiamo sempre inserito tra gli interventi per noi fondamentali e strategici quello della realizzazione della fognatura di Alcamo Marina. In realtà abbiamo anche in corso l'aggiornamento del progetto preliminare per la rete idrica di Alcamo Marina, di un importo di circa 8 milioni e mezzo. Il progetto è sicuramente meno complesso, quello della distribuzione idrica, in questo caso specifico per Alcamo Marina, rispetto a quello della fognatura. Anche questo, diciamo, questo in realtà dobbiamo fare in modo che possa rientrare nella nuova programmazione dell'ATI. Tra l'altro su Invitalia è pubblicato il bando che è stato appena aggiudicato a una società che si occuperà appunto di redigere la nuova programmazione dell'ATI, quindi cercherò di seguire nella qualità di assessore ai lavori pubblici, ma anche di assessore al patrimonio, perché per me la delega al patrimonio è intesa come una delega che ha come obiettivo quello della valorizzazione del patrimonio pubblico,
penso Alcamo ha un patrimonio pubblico importante, dove confluiscono tra l'altro anche altri beni immobili come quelli confiscati alla mafia. Per Alcamo Marina, per esempio, ne abbiamo uno dove abbiamo avuto un importante finanziamento, abbiamo combattuto perché abbiamo dovuto vincere un ricorso, ma ci consentirà di realizzare una bellissima passerella e quindi un percorso paesaggistico lungo l'Arenile e le dune, con degli spazi fitness e una nuova accessibilità ai disabili attraverso proprio la riconversione della struttura. Il progetto infatti nello specifico si chiamava Open Holiday e abbiamo un finanziamento di 600.000 euro. Quindi, un progetto che tempi richiede per l'attuazione? Allora, il progetto, noi già abbiamo praticamente sottoscritto la convenzione con la regione, siamo in una fase come ogni anno in questo periodo di stesura del bilancio di previsione. Quindi pensiamo a breve di poter iniziare insomma con le procedure di gara necessarie per appaltare l'opera. Noi, come dire, almeno io, il mio obiettivo principale è quello di chiudere tutti i cicli che abbiamo aperti in questi anni e di aprirne di nuovi, più ambiziosi. Perché nonostante il tanto lavoro che si è fatto, è ovvio che questo era dal nostro punto di vista un lavoro di ripartenza per la città e per gli uffici che avevano di nuovo bisogno di credere che certe opere e certe scommesse si potessero vincere. Oggi penso abbiamo tutte le carte in regola per poter alzare l'asticella, mettiamola così. Non abbiamo, credo, bisogno di fare nessuna propaganda da questo punto di vista, perché parleranno gli atti e le carte, perché la nostra è un'amministrazione all'insegna della trasparenza ed è tutto pubblicato sull'albo pretorio, dove ognuno può andare insomma a consultare. Procedono, come vediamo, i lavori di realizzazione di ulteriori marciapiedi qui ad Alcamo Marina lungo la via Carabinieri Falcetta Puzzo, ex strada statale 187, o meglio tratto comunale di quella che è la strada statale 187, e quindi anche per questo ulteriore, per questo prolungamento insomma dei marciapiedi si pensa di terminare i lavori quando? Noi riteniamo, ma ci sono del resto anche delle scadenze contrattuali che, salvo imprevisti, varianti eccetera, saranno rispettate, ma al momento mi viene comunicato che i tempi saranno rispettati, pertanto entro la fine di marzo, metà aprile, i lavori saranno ultimati.